Michelle Hunziker è tornata single dopo la fine della relazione con Alessandro Carollo. Recentemente è stata paparazzata insieme a un uomo misterioso. La conduttrice svizzera Michelle Hunziker da qualche mese è tornata single dopo la fine della relazione con Alessandro Carollo. Il settimanale Diva e Donna l'ha paparazzata in compagnia di un misterioso uomo, del quale non si conosce ancora l'identità. I due sembrano essere molto in confidenza l'uno con l'altra. Che sia scoppiato di nuovo l'amore? Michelle Hunziker volta pagina? Il nuovo amore dopo Alessandro Carollo. La showgirl svizzera Michelle Hunziker, secondo una recente indiscrezione, avrebbe ritrovato l'amore. Dopo la fine della relazione con l'ex compagno Alessandro Carollo, il settimanale Diva e Donna ha paparazzato la conduttrice in compagnia di un uomo misterioso. Al momento non è ancora nota l'identità dell'uomo, ma lui e la nota conduttrice sembrano molto intimi. Nelle foto ridono e scherzano insieme, apparendo complici. La nuova coppia è stata paparazzata a cena fuori in compagnia di Anna Tatangelo e del suo fidanzato Mattia Narducci. A 2 mesi circa dalla fine della relazione con il dottore Alessandro Carollo, la showgirl sembra essere pronta per svelare al mondo intero la sua nuova relazione. Sull'uomo misterioso non ci sono ancora molte informazioni, ad eccezione del fatto che è un manager milanese che lavora nel campo della moda. Inoltre sarebbe più giovane della conduttrice di qualche anno. Il manager sarebbe amico di Mattia Narducci, fidanzato della cantante Anna Tatangelo, con i quali sono usciti insieme a cena proprio nella stessa serata in cui sono stati paparazzati. Michelle ride e scherza con l'uomo, passeggiando vicino a lui. Questi atteggiamenti farebbero pensare che il loro rapporto è molto più che amichevole. La conduttrice soltanto alcuni giorni fa in un'intervista rilasciata a chi aveva ammesso di essere single dopo la fine della relazione con l'osteopata romano Alessandro Carollo. Per adesso sto bene così, poi vedremo. Chissà se mi toccherà ancora l'amore, aveva detto. La conduttrice ha avuto una relazione con l'osteopata romano per alcuni mesi. I due si sono frequentati lo scorso anno. Poi a gennaio il settimanale Chi ha annunciato la loro rottura. Sui rispettivi profili social, però, non avevano mai pubblicato nulla per rendere pubblica la loro relazione. I motivi che li hanno portati ad allontanarsi, secondo il settimanale, sarebbero da ritrovare nella distanza. Alessandro Carollo vive a Roma, mentre la showgirl vive a Milano.